dalle composizioni del maestro. Le composizioni del maestro non erano, voglio dire, nella forma che noi utilizziamo per il jazz. Erano molto formali, erano scritte appositamente per un pubblico o del teatro o dei concerti, musica sacra o musica per teatro. Cioè, il pretesto è stato andare a individuare quelle che sono dei passaggi melodici di alcune di queste composizioni. La produzione di Paisiello è sterminata, cioè io mi sono limitato a prendere proprio l'essenziale, quello che mi ha maggiormente colpito sul piano melodico. La musica classica significa suonare della musica scritta. Noi non suoniamo della musica scritta, sì. Noi suoniamo degli indicatori, cioè nel senso che Enzo ha fatto una ricerca su, sulle composizioni del maestro, e traducendolo un po' in spartiti jazz, che sono veramente così asciutti nelle note da fare in modo che ognuno di noi possa interpretarli, improvvisarci sopra e anche se abbiamo provato, in realtà stasera certamente uscirà tutt'altra cosa rispetto a quello che abbiamo provato. Quindi è un approccio pianistico, è un approccio musicale. Ognuno di noi ha sempre vissuto il rapporto con lo strumento come un mezzo attraverso il quale esprimere delle cose. Quindi il pianoforte, così come la batteria e il contrabbasso, è un mezzo per far musica.